Sul mio portafoglio eToro, come ben sai, ho due strategie al momento attive. Una fatta con tre ETF con i quali faccio un piano di accumulo. Gli ETF sono sempre gli stessi, il VTI, il Vanguard Total Stock Market, il TLT, l'iShares 20 Plus USD Treasury e infine il GLD, lo SPDR Gold. Della locazione ne ho già parlato in diversi video passati, ma comunque, dopo il video che ho fatto domenica riguardo al mio portafoglio, farò anche altri video di aggiornamenti nei mesi successivi e per cui non andrò a, diciamo, riconfermare queste strategie anche oggi. Questa strategia a lungo termine occupa fra il 75 e il 70% del portafoglio totale. Ovviamente varia a causa delle oscillazioni del mercato, poi perché anche la restante parte, cioè quella quota che va dal 25 al 30% che utilizzo come gestione attiva, varia anch'essa nel breve periodo. E per cui questi ribilanciamenti, diciamo, ogni 10 giorni cambiano, così come cambiano ogni 10 giorni circa massimo i trade nella mia strategia attiva. Come è impostata la mia strategia per questa parte di portafoglio? Come ho precedentemente detto, domenica sarà oggetto di un video futuro che uscirà domenica prossima 7 giugno, ma oggi mi volevo concentrare su altri aspetti, e cioè facendo pratica e leggendo libri. Mi sono anche reso conto, per mia esperienza personale, anche se breve, che ci sono errori che un trader, e per cui una persona che cerca di fare un profitto in un arco di tempo ben determinato e non eccessivamente lungo, fa con molta frequenza, soprattutto agli inizi, come ho fatto io. Io li faccio ancora, ma fortunatamente meno spesso. E dato il fatto di essere un essere umano e non un criptoniano come Superman, anche se questo non è detto, me ne farà fare ancora in futuro. Oggi volevo riassumerti qui 5 errori che un trader non dovrebbe fare, cioè neanche io. Ciao, io sono Pasquale e questo è il mio canale Io Risparmio, dove ti racconto la mia personale avventura alla ricerca della mia indipendenza finanziaria ed ogni tanto faccio anche qualcosa in più relativo agli investimenti, come in questo video odierno dove cerco di darti il mio punto di vista, fatto dalla mia unica ed esperienza personale su come evitare di fare alcuni errori, secondo me, futili, che possono farti perdere soldi con i tuoi trade. Ovviamente, prima di continuare, è duopo ricordare e confermare che io non sono un consulente finanziario, ma in questo canale ovviamente ti vado a portare semplicemente e unicamente le mie esperienze personali e considerazioni personali e nient'altro. A proposito, iscriviti al canale e clicca la campanella delle notifiche se non vuoi cadere nella tana del bianconiglio anche tu. Ribadisco che questi punti li baso sia sulla mia breve esperienza personale di trader, e per cui da quello che ho fatto, ma anche dalle informazioni che ho raccolto sui tanti libri, sia di investimenti che di trading, che ho letto personalmente. Per cui è ovvio che è una parte farina del mio sacco e una parte proviene da quello che ho imparato leggendo. E voglio passare queste informazioni e queste mie considerazioni a te che mi stai seguendo. Seguendo, non seguendo. Partiamo. Il primo errore da non fare è quello di partire senza una strategia. Errore fatto, secondo me, da tutti, ovviamente da me compreso. Se parti senza sapere come e perché comprerai un titolo, a che prezzo vuoi acquistarlo, che profitto vorresti andare a farci, quanto sei disposto a perdere e così via, non si prospettano bei giorni di trading per te. Almeno per me non è stato così. Oltretutto, bisogna anche capire se è il momento giusto per entrare al mercato con quel titolo. Di solito, con la volatilità, se si fanno i compiti fatti bene a casa, si riesce a fare gli affari migliori, ma non è detto, perché c'è chi invece basa la propria strategia, ad esempio, su earnings, oppure sulle notizie che giornalmente possono fare oscillare un titolo, cioè che catalizzano il titolo in quella giornata specifica, verso l'alto o verso il basso. Domenica 7 giugno, come dicevo, uscirà il video rispetto alla mia strategia di trading, che ricordo è solo una parte del mio portafoglio totale. Il secondo errore che si fa è quello di fare e gestire i propri trade di pancia, cioè con le emozioni. Il trading è fatto per persone che hanno la freddezza di seguire la propria strategia, qualunque cosa accada. Per quello che ho capito nel mio piccolo di esperienza, se non si usa la testa ma solo le emozioni, si vedono i soldi evaporare come un cubetto di ghiaccio lasciato a Crotone, la mia città natale, sotto il sole di Ferragosto. Anzi, più che usare la parola evaporare, direi vaporizzare istantaneamente. Fortunatamente, tutti i miei trade fatti in demo
li avevo cominciati a gestire come se fossero fatti col denaro reale, col mio capitale reale, con i soldi che avrei effettivamente utilizzato e per cui avrei potuto guadagnare o perdere, per cui dei trade molto piccoli. Pur non avendo utilizzato appieno la mia completa emotività, sapevo quali erano i capitali che potevo perdere o guadagnare. Poi, nel momento in cui sono entrato in reale e la mia emotività si è fatta sentire, sono riuscito comunque a educarla più velocemente e meglio. Oltretutto, quando si parte a fare il trading in maniera emotiva, non si capisce che se si fanno un paio di trade in perdita, non bisogna poi andare a rischiare di più per recuperare le perdite fatte. Non bisogna andare ad arrabbiarsi, ad emozionarsi, a sentirsi frustrati. Bisogna solo ragionare, agire secondo la propria strategia senza farsi trasportare dalle proprie emozioni. Per esempio, io nei miei trade ho la strategia di trading solitamente intraday, non quelli più a lungo periodo, che lo stop loss è al 2,5% e nei trade un po' più lunghi al massimo 5%, quelli che vanno da una settimana a 15 giorni. Può essere una strategia giusta o può essere sbagliata, ma è la mia strategia e non mi faccio prendere dalla emotività di fare più o meno di questo qua che mi sono ponderato di fare. La emotività subentra anche nell'innamorarsi di un titolo, a meno che non si investa a lungo termine. Farsi piacere un titolo è solo emotività. Si rischia di non ragionare con la testa, ma solo con le emozioni e farsi portare poi nel baratro. Questo mi porta anche al terzo errore che non si dovrebbe fare quando si fa trading, quello di mantenere una posizione aperta, magari andandone a mediare il prezzo, mentre scende verso il basso, solo perché si pensa o si crede che tanto prima o poi risalirà. Ma chi ce lo dice che lo farà? Ed anche se lo facesse, chi dice che lo farà nel breve termine? Perché se si fa trade si cerca di tirare su, per esempio, uno stipendio a fine mese. Molti fanno così, non io perché ho pochi capitali. E poi portare magari una posizione a meno 30, meno 40% solo perché tanto prima o poi salirà, non lo vedo logico. Già quando lo si fa con gli investimenti a lungo termine bisogna essere completamente sicuri di quello che si sta facendo, andando a studiare l'azienda, il bilancio, le prospettive di crescita e così via. E comunque, io preferirei chiudere la posizione un po' prima, ma questo comunque è solo un mio pensiero personale. Ma del trading ha ancora meno senso, anzi, secondo me non ha proprio senso. Fare un trading su Google o Facebook e mediarne il prezzo quando si può chiudere una posizione con una perdita che può essere più o meno sopportabile, magari poi andare ad aprire la posizione sulla stessa azienda in un futuro più o meno lontano, quando si hanno delle basi più solide e concrete. Per credere che il trade possa darci un ottimo profitto, la vedo un po' più come una soluzione più sensata e migliore. Poi ognuno ha il suo modo di agire, ma per quanto mi riguarda, Pasquale, agire in questo modo è stato sempre controproducente per me. Il quarto errore è quello di non avere fretta. Non me l'ha prescritto il medico di fare trading, tra l'altro con i soldi che mi sono sudato lavorando, e perderli, per quanto siano pochi, un po' rode, anzi tanto. Fare pratica in demo o con posizioni piccole, con guadagni piccoli ma anche con rischi minori all'inizio, sono secondo me le cose fondamentali da fare. Prima di tutto, come accennavo prima, si evita di andarsi a rovinare, non tanto economicamente se uno ha capitali piccoli come me, ma andandosi a bruciare tutta la disponibilità del conto, che se è un conto demo poco frega, ma soprattutto si costruisce anche la fiducia, e cioè ci si costruisce la strategia. Si capisce dove si possa e dove non si possa arrivare. Insomma, bisogna essere in grado di fare la persona matura ed agire come si farebbe in una qualsiasi altra cosa della propria vita personale, partendo prima di tutto dallo studiare per bene la materia, capire dove si vuole arrivare e cosa si vuole andare a fare trading, azioni, forex, cripto, boh. Poi capire quali sono le particolarità di quello che si utilizza. Fare pratica col broker, col proprio broker o anche cercare diversi broker, ognuno che sia adatto al proprio prodotto. Puoi fare ad esempio prove e testare la propria strategia, capire se funziona, se bisogna cambiarla nel percorso. Quali sono le cose che possono mandarci in panico? E dove si ferma lo studio e dove comincia la emotività? Tutte queste cose, tutti questi miglioramenti non avvengono dall'oggi al domani, non si impara a camminare appena nostra mamma va a partorirsi. Altrimenti io sarei scappato il primo giorno, appena nato, ma magari a fare danni in giro. Si imparano a fare tante cose prima di camminare e nel trading funziona in maniera
univoca ma uguale, secondo me. Ultimo consiglio, secondo me, ma non meno importante. Cioè, potrei fare il simpaticone e dire, per esempio, che l'ultimo e quinto consiglio sarebbe quello, boh, di iscriverti a questo canale, cliccare la campanella delle notifiche, oltre a lasciare un pollice in su, ma non lo farò. Non lo farò. Prometto. Prometto. Il quinto consiglio serio è quello di non ascoltare le diritte del trader esperto o dell'esperto del settore che dice di fare sempre dei grandi trade e poi magari sotto sotto va sempre a perdere soldi. Non si fanno soldi facilmente in questo mondo. Se non ci si impegna, se non ci si impegna anche ad imparare per conto proprio la materia, perdendo molte volte. Tra l'altro, se si tratta di inside trade è comunque illegale a prescindere, ma comunque la maggior parte delle persone che ti dice con sicurezza quello che devi fare e non lo fa mai lui, non sa quello che fa e cerca o cerca di manipolare il mercato, magari a proprio vantaggio. Io, per esempio, ho un mentore in questo, ma quando ci si parla e si discute di alcuni trade, non mi dice mai fai questo che vai sul sicuro. Anzi, si discute insieme sul trade e lo si analizza. E così dovrebbe essere per tutti. Se fai trading e se sei alle prime armi, puoi avere un collega, un mentore, una persona o delle persone di fiducia. Ho dei colleghi traders o youtuber, se sei uno youtuber come me, più esperti, e se sono persone con della massa grigia nella calotta cranica, non ti diranno mai cosa fare, ma discuteranno con te delle idee di trading, ragionandoci insieme a te, guardando la cosa sotto un aspetto tecnico, sotto un aspetto del rischio rendimento, e poi al massimo si può arrivare a una soluzione di trade che non è detto che poi alla fine sia corretta. E magari, anche se fossero sicuri di questa cosa, invece di dirti cosa fare, ti aiuterebbero a ragionare per farti imparare la materia per bene, in modo che tu poi non correrai, ma potrai cominciare a muoverti con le tue gambe piano piano. Ringrazia sempre chi cerca di farti imparare e non chi vuole fare lo splendido con la frase io so tutto, quello che sa sempre tutto della situazione. Bene, cosa ne pensi di questi 5 errori o considerazioni, come vuoi chiamarli tu? Ci sono altre considerazioni o errori importanti che secondo te un trader non dovrebbe fare? Altre considerazioni che noi dovremmo fare per migliorarci giorno dopo giorno? Mi farebbe molto piacere avere le tue opinioni in merito o le tue considerazioni su quello che questo video e su questa mia analisi porta a riflettere. Lasciami un commento qui sotto e fammi sapere se il video ti è piaciuto. E in quel caso ti prego di distruggere il pollice in su, di iscriverti al canale, di cliccare la campanella delle notifiche e anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!